4 maggio del 1917, alle 10 del mattino, il transatlantico Transilvania, partito il giorno prima da Marsiglia e diretto ad Alessandria d'Egitto, a 2 miglia da Capovado, venne colpito e affondato da due siluri lanciati dal sottomarino tedesco U-63, che al suo attivo aveva già 72 affondamenti. A bordo del transatlantico viaggiavano 3.000 persone, fra membri dell'equipaggio, soldati e infermiere. Alle operazioni di soccorso parteciparono i pescatori del posto. Le vittime accertate furono 414 e di queste 85 riposano a Savona nel cimitero inglese. Sugli scogli di Punta Predani, di Bergegi, è stata eretta una croce in memoria delle vittime. In occasione del centenario del naufragio, nel Savonese, per tutto il mese di maggio si terranno mostre e dibattiti. Nella torre Leon Pancaldo della Darsena, il presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Luca Gersi, ricorda questa pagina di storia. Quest'anno ricorre il centenario di un fatto molto importante che colpì all'epoca non solo la città ma l'Italia e anche l'Europa, perché vide l'affondamento di un trasporto truppe. Questa nave Transilvania, fra l'altro, era della Cunard Line, la stessa compagnia di navigazione del Lusitania e del Titanic. Vide appunto l'affondamento, quindi la morte di oltre 400 persone. Ma il fatto più importante è che vide praticamente uno dei primi salvataggi di massa dell'epoca, quindi le popolazioni rivierasche da Spotorno, Bergegi, Savona, Noli, videro la nave in affondamento e i pescatori dell'epoca non ci pensarono un momento, misero le loro barche in mare e raggiunsero il luogo dell'affondamento per cercare di recuperare più naufraghi possibili. La nave fu colpita da due siluri. Questa nave era scortata da due caccia torpedinieri giapponesi con il classico schieramento difensivo, quindi la nave davanti e i due caccia torpedinieri leggermente sfilati dietro. Verso le 11:15 circa questo sommergibile tedesco, l'U-63 comandato dal tenente di vascello Otto Schulz, lanciò da circa 1000 metri il primo siluro. Chiaramente, appena arrivato il siluro a bordo, la nave ebbe un fremito. Il suo comandante cercò di dirigerla verso terra per evitare l'irreparabile, mentre nel frattempo uno dei due caccia si affiancava per cercare di trasbordare più persone possibile. Dopo circa una ventina di minuti c'è stato il secondo siluro, che apparentemente ha spezzato in due la nave ed è colata a picco. Noi abbiamo appunto avuto il piacere di partecipare al comitato celebrativo, quindi abbiamo collaborato con i comuni di Noli, Savona e tutte le altre associazioni che si sono unite a noi per dare il giusto risalto a questa manifestazione. Per cui abbiamo cercato di mettere in campo tutte le nostre energie per coinvolgere sia la Marina Militare che la Capitaneria di Porto. Il clou delle manifestazioni vedrà quindi il giorno 2 la presentazione con una conferenza stampa di tutte le iniziative previste, durante la quale sarà presentata la terza edizione di questo libro, che è il libro che fu scritto nel 1977 da Renzo Aiolfi, che era un personaggio savonese molto importante. Diciamo la terza edizione perché nel frattempo, dopo la prima del 77, ne fu fatta una nel 2011 per illustrare il ritrovamento fatto con foto e descrizione dell'evento, e poi questo qua invece è la terza edizione col logo del centenario del comitato.